Una delle cose che nella nostra cultura ci fa più paura è sbagliare. L'errore viene posto di solito come un aspetto centrale della cognizione umana. Tuttavia, la paura di commettere errori è qualcosa che ci blocca, è qualcosa che ci porta a vivere una sensazione di paura, proprio di poter sbagliare. La chiave con la quale leggere l'errore è sicuramente quello di un'opportunità di crescita personale, lavorativa, eccetera. Purtroppo, però, quello che accade è quello che l'errore ci blocca e ci porta a vivere una sensazione di forte ansia, di forte tensione. Vi racconto brevemente il caso di Michela, un nome di fantasia, una ragazza che durante, bravissima, che stava facendo tutti gli esami con una media di voti altissima, ma ad un certo punto un errore commesso durante un esame che l'ha portata a non superare l'esame ha portato addirittura a un blocco grandissimo, una sensazione di ansia, di panico nell'affrontare ogni forma di giudizio, ogni forma di valutazione. E per un anno addirittura ha dovuto bloccare gli studi. È venuta in terapia, abbiamo ricominciato ad affrontare la problematica dell'ansia, della paura, abbiamo ridotto le sue preoccupazioni legate a una possibilità di essere giudicata, a una possibilità di essere valutata. E Michele è riuscita poi a riprendere gli studi universitari, anche se con alcune difficoltà iniziali, ma poi a portare a termine anche il percorso di studi. La paura del giudizio è qualcosa che viviamo in ogni contesto della nostra vita, lavorativo, personale, di studi, all'interno del gruppo di calcetto, del gruppo della palestra, però il problema è quando ci blocchiamo e non riusciamo più a affrontare il giudizio come una possibilità di crescita. E in questo caso è quello che ci porta, diciamo, a vivere una situazione, diciamo, ridondante. All'interno del blog ci sono alcuni articoli specifici sulla paura del giudizio e sull'errore in generale. Se vuoi approfondire, puoi leggerli. Oppure scrivimi un messaggio e raccontami quali sono le tue paure legate al giudizio o alla valutazione degli altri.